Catania, 12 settembre 2015, tenuta di zio Peppino in questa convention importantissima legata all'argomento dell'anno per le gestioni italiane, la comunicazione dei corrispettivi che partirà il 1 gennaio 2017. Piccola parentesi, un amico incontrato in questa location, desidero presentarvelo per il suo battesimo televisivo a vendingtv.it, Sebastiano Giardinelli. Buongiorno Sebastiano. Ciao Fabio, buongiorno, sono Sebastiano Giardinelli, titolare della Loreto Caffè. Oggi è stata una bellissima giornata, qui le normative cambiano sempre, quindi ci dobbiamo sempre aggiornare, sempre a passo con i tempi. Quindi è stata una bellissima giornata e che sia un buon auspicio per tutti. Sebastiano, tu sei reduce da una due giorni importantissima per la tua azienda, che ricordiamo è una piccola torrefazione artigianale, la Loreto Caffè. Tu sei stato a Expo. Ci puoi descrivere questa avventura che in qualche modo ti ha dato qualcosa in termini emotivi e professionali? Sì, certo. Per noi è stata veramente una grandissima opportunità essere lì presente, giorno 7 e 8 settembre all'Expo Milano, nel padiglione dell'Union Gamere di Sicilia. Abbiamo vinto un bando effettuato da Union Gamere e è stata una bellissima esperienza, una vetrina importante, veramente contento. Abbiamo avuto anche due incontri fondamentali con dei buyer sia cinesi che Emirati Arabi e speriamo che tutto nasca. Allora, intanto io devo dire che oggi la giornata è stata davvero bellissima, continua ad esserlo perché c'è un sole di quelli che spacca le pietre, no? il sole di Catania, diciamo. Quello che Totò chiama nei suoi film maledetto sole africano. Il nostro sole siciliano ce l'abbiamo fino a novembre, quindi al momento ce lo dobbiamo saltare in qualche modo. Sebastiano, in questi due giorni tante sono state le visite allo stand del padiglione Sicilia di Union Camere a Expo. Qual è stata la tua percezione? Cosa hai visto? Che cosa ti hanno chiesto i visitatori? Allora, le persone sono state veramente tantissime. Ho visto che le persone ormai sono iniziano a guardare l'artigianalità, cercano di selezionare i prodotti da cui prendere e sono molto attenti a cosa mangiare. Quindi è stato veramente eccezionale presentare la nostra azienda, che è un'azienda artigianale, lo ribadiamo sempre, e la qualità spero che dia ragione. Mi dici come hai cominciato? Ho cominciato grazie all'amico Armando Cerbelloni, una persona veramente importante, bravissima come persona, e ne sono contento di aver cominciato con lui. Una persona professionale e umile, veramente. Cosa ha fatto Armando Cerbelloni Marino per te? Marino per me ha fatto che mi ha potuto dare la possibilità di imparare un mestiere, un'arte, di conoscere bene le provenienze del caffè e saperli miscelare e soprattutto tostare. Quindi in qualche modo ti ha insegnato l'arte della torrefazione. Della torrefazione, sì, sì, sì. E grazie a lui veramente sto avendo delle soddisfazioni sia qui a sud che a nord Italia, che siamo presenti in Emilia Romagna. Bene, allora sappiate che Sebastiano Giardinelli rappresenta una delle eccellenze nell'ambito della torrefazione artigianale che ha cominciato proprio con il progetto Tosta Caffè, il progetto di Armando Cerbelloni Marino, di cui abbiamo avuto modo di parlare nel numero 16 di Vending News e che ha avuto un importantissimo feedback da parte di tutti i lettori della nostra rivista. Noi avremo modo nel frattempo di rincontrarci certamente. Certamente ci incontreremo sicuramente da visitatore all'Oste 2015. Esatto. E spero Fabio di incontrarci spesso nelle fiere e venirmi a trovare per farti assaggiare questo caffè. Con grandissimo, davvero, grandissimo piacere. Saluta gli amici di vendingtv.it. Saluti gli amici di vendingtv e grazie ancora Fabio per la bella, per cosa mi omaggi. Grazie veramente. Grazie Sebastiano, amici, voi non andate via perché abbiamo tantissime altre interviste realizzate qui a Catania in questa strepitosa location che si chiama La Tenuta di Zio Peppino.